Cari amici, buongiorno dal vostro Saius. Facciamoci due chiacchiere oggi. Sto leggendo un articolo sul Fatto Quotidiano, le nuove licenze per le slot machine, un regalo ai soliti 10 concessionari. Cioè, c'è un giro d'affari di 42 miliardi di euro. E come per il beauty contest, ricordate le frequenze, il governo vorrebbe fare un'asta pubblica per impedire che i big del settore ottengano le concessioni gratuite. Perché anche qui sembra che Berlusconi voleva dare tutto gratis per i soliti noti. Dietro c'è l'automatico, la Sisal e B+. Dopo quelle delle frequenze televisive, dice l'articolista, c'è un secondo beauty contest che Mario Monte dovrebbe fermare. Sono rimaste poche ore, ma è ancora possibile far pagare il giusto ai signori del gioco. Perché dobbiamo sempre e sempre regalare e noi dobbiamo sempre sobbarcarci l'onere dei costi, ma diciamo che dovremmo essere un po' stufi di questa situazione, però non vedo, non ne sento parlare molto sui media, sugli altri media di questa situazione. Cioè, regaliamo tante cose ai ricchi e noi poverelli, cioè noi che viviamo di stipendio, di pensioni, chi una pensione minima, chi una pensione un po' più alta, chi uno stipendio decente, chi uno stipendio meno decente, ci troviamo a dover sobbarcarci un altro. Però se questo mercato vale veramente 42 miliardi di euro, io credo che queste aziende dovrebbero pagare i diritti, ci dovrebbero pagare i diritti. Almeno raggranghiamo qualche spicciolo da poter, diciamo, mettere nelle finanziarie. Bene, cari amici, vi do appuntamento alla prossima puntata.